Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento di approfondimento del principio di non arrecare danni significativi, ovvero DNSH, e danni da non arrecare attraverso, diciamo, gli investimenti che sono finanziati dal PNRR. Io sono Federico Sartori del Dipartimento per il supporto ai comuni e gli studi politiche europee della Fondazione IFEL-ANCI, e questa iniziativa rientra nei rapporti di collaborazione che abbiamo attivato da qualche tempo, in particolare con il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e in qualche modo al fine di offrire un supporto operativo agli enti locali, cercando di agevolare i processi di investimento in tutte le loro fasi, ivi compresa appunto anche l'applicazione del principio DNSH. Il principio DNSH, come sapete, si basa sulla tassonomia europea della finanza sostenibile e tutti i progetti che sono contenuti e che verranno poi finanziati dal PNRR dovranno essere conformi a questo principio e quindi rispettare tutte quelle che sono appunto le clausole che richiede. E per questo il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha realizzato una guida operativa per classificare i diversi tipi di investimenti, dove per ciascuno dei settori di intervento vengono individuati, diciamo, delle schede operative corredate da delle checklist che potete in qualche modo utilizzare per verificare che l'intervento che state andando a realizzare rispetti appunto il principio del DNSH. E quello che faremo oggi in particolare è approfondire alcune di queste schede, prendendole in esame singolarmente per analizzarne le specificità, per quanto riguarda in particolare gli interventi che riguardano la produzione di energia. E vi segnalo che nelle prossime settimane comunque proseguiremo anche oltre l'appuntamento di oggi, attraverso momenti di approfondimento del tutto simili a questo, che però appunto andranno ad analizzare altri argomenti. Come appunto potranno essere riproposti quelli che già abbiamo fatto in passato sulla riqualificazione e le nuove edificazioni, sulle infrastrutture e dei trasporti e così via. Per quanto riguarda appunto gli eventi passati, trovate tutte le registrazioni dei singoli webinar, nonché i materiali che sono stati presentati durante quegli appuntamenti. Sia sul sito Italia Domani che su quello di IFEL e su quello di ANCI. Infine, vi ricordo che sul sito Italia Domani, come appunto sul sito di ANCI e di IFEL, potete trovare anche il modulo per la proposizione di quesiti relativi al DNSH, e quindi entrando attraverso questo modulo potete formulare delle vostre domande, sulla base delle quali noi andremo a strutturare gli appuntamenti futuri, cercando di dare appunto delle risposte molto operative e anche molto puntuali alle domande che ci vorrete porre. E così abbiamo fatto in passato e così appunto continueremo a fare anche nei prossimi e per i prossimi appuntamenti. Sostanzialmente sulla base dei quesiti che raccogliamo, appunto, orientiamo un po' anche la discussione e l'appuntamento successivo. E non mi dilungherei oltre, e lascerei la parola ora alla dottoressa Francesca Raiti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per dare avvio ai lavori e poi ai successivi relatori. Buongiorno a tutti, grazie. Sono Francesca Raiti, un funzionario della unità di missione della Ragioneria Generale dello Stato, che ha affiancato le amministrazioni titolari delle misure del piano sia in fase di predisposizione dello stesso, al fine della compilazione delle schede di autovalutazione di NSH che sono state poi sottoposte all'approvazione della Commissione, che è in fase di attuazione con la stesura della guida operativa col supporto tecnico di Ernst & Young. Per
La guida è uno strumento di supporto per le amministrazioni titolari del piano, un supporto nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica del rispetto del requisito. La guida offre, diciamo, uno strumento alle amministrazioni, offre delle indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente. Ricordiamo e segnaliamo che nella maggior parte dei casi la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi di NSH e che nell'ordinamento nazionale sono previste certificazioni ambientali idonee. Laddove invece il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che compongono la guida. Che ha quindi lo scopo di fornire un orientamento e di suggerire possibili modalità alle amministrazioni e ai soggetti attuatori in particolare, perché è responsabilità invece di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi di NSH. E quindi i soggetti attuatori possono far riferimento alle amministrazioni centrali nel caso di dubbi. Tutta la documentazione, il materiale informativo e tutte le informazioni sui webinar, come ha già detto il dottor Sartori, possono essere reperite sul sito Italia Domani, nell'apposita sezione dedicata al DNSH e anche nella sezione dedicata alle notizie che riguardano il piano e dove si troveranno appunto le informazioni anche sulla riproposizione dei webinar a cui stiamo provvedendo. Vi ringrazio ancora per la partecipazione e lascio la parola al dottor Cantore di Ernst & Young. Buongiorno a tutti, sto condividendo la presentazione che ci accompagnerà. Buongiorno a tutti. Io vi presenterò un'introduzione a quella che è la guida, perché questa guida in quale ambito si colloca. Quello di cui noi parliamo è la tassonomia della Comunità Europea. È uno degli elementi introdotti dalla Comunità Europea nell'ambito del Green Deal e nell'ambito di quella che è la crescita sostenibile. Quindi sostanzialmente è uno scopo classificatorio per arrivare a definire quando le attività sono o meno, siano o meno ecocompatibili. Quindi è uno sforzo di classificazione, uno sforzo di classificazione che, come vedete, nell'ultima freccia include anche aspetti legati all'ESG, quello che nel frattempo si è costruito come concetto di sostenibilità. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che prevede la tassonomia nella sua classificazione. I requisiti per le attività ecocompatibili devono in qualche modo sposarsi con queste attività, contribuire ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali e vediamo poi in dettaglio quali sono i sei obiettivi ambientali. Deve almeno non arrecare un danno significativo, quindi rispetto al contribuire sostanzialmente, che significa fare qualcosa di più, il secondo requisito significa non arrecare danno a uno di quei sei obiettivi. Questo lo si può fare adottando i criteri tecnici di screening, dove vengono descritte le attività che contribuiscono sostanzialmente e al contempo le modalità con cui le stesse non possono e non devono arrecare danno ad un altro dei sei obiettivi ambientali. L'ultima attività che vedete è rispettare le garanzie minime ESG, ossia tutto quel complesso di rispetto della persona umana che va dal rispetto salariale al rispetto di gender, eccetera, eccetera, piuttosto che la sostenibilità di tutte le attività all'interno dell'iniziativa economica. Questo dico iniziativa economica perché la tassonomia si declina sui codici NACE della Comunità Europea che noi abbiamo recepito come codice Ateco.
Quindi è una classificazione delle attività economiche. Quali sono i sei obiettivi ambientali? Sono la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché il ripristino e la protezione della biodiversità e degli ecosistemi. L'impostazione della tassonomia dice che tu devi contribuire sostanzialmente a uno di questi obiettivi ambientali, al contempo garantendo che non arrechi nessun danno significativo agli altri obiettivi ambientali. Quindi qui il concetto è quando è che si crea un danno significativo agli obiettivi ambientali? Quando ad esempio l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra, piuttosto che l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro, perché questo obiettivo parte dal presupposto che i cambiamenti climatici sono ormai in corso, è una nostra quotidianità. La siccità che vediamo negli ultimi 3 mesi da noi probabilmente rientra in questo schema, piuttosto che le overrain o insomma, altri fenomeni meteorologici estremi. Uso sostenibile e protezione delle acque significa non nuocere al buono stato e al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, che sostanzialmente significa, da una parte, la disponibilità, la tutela quali quantitativa della risorsa, garantendo al contempo che la stessa si continui a proporre come un ecosistema, un'interazione di flora e fauna che in essa si sviluppa. Per quello che invece riguarda le acque marine, questo concetto lo definiamo buono stato ecologico delle acque marine. E qui, rispetto a quest'ultimo aspetto, vedremo una specificità nella presentazione riguardo all'energia eolica. Quarto obiettivo, transizione verso un'economia circolare, significa che utilizzo risorse in modo inefficienti e produco dei rifiuti per i quali ancora non è prevista una modalità di recupero virtuoso e pertanto saranno in qualche modo indirizzati a una forma di smaltimento e quindi di spreco di risorse. Quinto obiettivo, riduzione dell'inquinamento, quindi emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, acqua, suolo e anche poi vedremo per alcuni aspetti nelle modalità con cui noi costruiamo le nostre cose. L'ultimo obiettivo è la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e quindi quello che riguarda le aree protette piuttosto che la rete Natura 2000. Questi sono i sei obiettivi ambientali. Ma perché noi dobbiamo occuparci di questo? Perché nel regolamento istitutivo del Recovery Fund veniva richiesto che il 37% delle risorse economiche dei piani nazionali contribuissero sostanzialmente a uno dei sei obiettivi ambientali. Cioè noi ci siamo obbligati, come tutte le altre nazioni, a garantire che il 37% delle risorse economiche contenessero interventi che contribuiscono sostanzialmente a uno dei sei obiettivi ambientali. Facciamo qualcosa in più di quello che è previsto dalla normativa. Ma al contempo il 63, cioè la restante parte del piano deve garantire che le misure non arrechino un danno sostanziale. Dovranno garantire che rispetto a tutti gli altri obiettivi non ci sia un danno ambientale, che poi adesso vedremo qui che cosa significa un danno significativo all'ambiente. Quindi sostanzialmente quello che potremmo dire è che tutte le nostre misure del piano hanno rispetto alla tassonomia quattro livelli di interazione. Il primo è il contributo sostanziale, ossia l'intervento ricade in una delle misure per i quali è stato previsto un contributo sostanziale, ossia ricadono in quel 37% che vediamo, ossia sono state taggate sull'allegato 6 del regolamento con un campo di attività al quale era associato
un contributo sostanziale al 40 o al 100%. Il secondo livello di interazione, che non è il livello minimo, è la DNSH, non dobbiamo arrecare danno. Molto spesso questo livello minimo coincide con il quadro comunitario, ossia la comunità dice: noi abbiamo un quadro comunitario di riferimento rispetto a questi sei obiettivi. Non è detto che tutti voi stati membri abbiate recepito nell'ambito delle vostre normative tutto il nostro framework. Quindi diciamo che almeno il framework comunitario deve essere applicato. La DNSH, cioè il non arrecare danno significativo all'ambiente, nella maggior parte dei casi coincide con il quadro comunitario. Il terzo livello che noi possiamo avere è un livello di non interazione. Quando parliamo di integrare l'organico del servizio civile di un N unità, evidentemente non interagiamo con l'ambiente, così come quando integriamo gli organici del processo civile. Quindi il terzo caso non abbiamo interazione. Il quarto caso invece è un caso estremamente variabile perché è legato alla natura dell'investimento. Ossia non abbiamo un'attività, ma abbiamo delle risorse messe a disposizione dei privati che poi possono in qualche modo utilizzarne. In questo caso abbiamo come strumenti innanzitutto tutti i codici NACE esclusi dalla finanza sostenibile, dal gioco d'azzardo a tante altre situazioni. Quindi abbiamo una categoria di codici NACE che nell'ambito di questo strumento non sono considerate sostenibili. E al contempo l'esigenza di fare una DNSH specifica. Questi sono i quattro livelli di interazione di tutte le nostre misure con la tassonomia e quindi con la DNSH. Come abbiamo organizzato per il momento la guida? Perché la guida sarà sottoposta a breve a un processo di revisione e quindi al momento abbiamo 29 schede. Probabilmente potranno diventare 32, vedremo quello che accade, ma soltanto l'informazione che entro giugno ci sarà una nuova release. Quindi abbiamo 29 schede, abbiamo le checklist di autovalutazione, ossia quel documento utilizzato per interagire con la commissione per garantire che l'iniziativa o contribuiva sostanzialmente o almeno non arrecasse danno per quelli che sono i sei obiettivi ambientali. Abbiamo una matrice di correlazione dove abbiamo fatto un esercizio di associare l'attività economica rappresentata dal cluster tassonomico con la specificità dell'iniziativa. È un esercizio nel senso che questa mappatura è indicativa ed ha lo scopo soltanto di suggerire che lo stesso investimento potrebbe, intercettare più schede. Abbiamo al contempo indicato quello che è il regime della misura, ossia se per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, quindi il primo obiettivo che abbiamo visto, abbiamo previsto un livello di contributo sostanziale o un livello minore di DNSH. Lo abbiamo identificato come regime 1 e regime 2. Quindi il regime 1 corrisponde all'adozione di quelle misure più stringenti, quel qualcosa in più rispetto alla normativa che noi ci siamo impegnati a fare rispetto all'obiettivo dei cambiamenti climatici attraverso quel tagging dell'allegato 6. Il regime 2 invece adottiamo le modalità meno stringenti connesse con la DNSH. Quindi diciamo almeno la DNSH. Quindi le schede descrivono quelli che sono i vincoli all'interno e distinguono in regime 1 e in regime 2, appunto in funzione se l'intervento che poi viene messo, viene realizzato, ricada in un investimento per il quale è stato previsto quel tagging del 37% o meno. Abbiamo anche introdotto delle checklist che possono fare da guida per capire quali requisiti bisogna avere prima e dopo l'iniziativa. Concludo qui e passo la parola all'ingegner Mirko Di Ciocco che ci presenterà
la scheda specifica sulla produzione di biometano. Per il momento vi ringrazio. Buongiorno a tutti per l'introduzione molto chiara. Io oggi sono qui per esporvi quelli che sono sostanzialmente i vincoli di NSH, così come introdotti da Fabrizio, applicabili agli impianti di produzione di biometano. Prendo la proiezione dello schermo. Ok, spero si veda bene lo schermo. Allora, parliamo di scheda numero 11, quindi parliamo di attività di produzione di biometano, quindi attraverso riconversioni di impianti esistenti o tramite nuovi impianti, oppure mediante impianti esistenti attraverso l'efficientamento e corretta gestione delle biomasse e del digestato, ovvero prodotto dalla digestione anaerobica. Sostanzialmente questo è uno schema molto semplificato che serve a restituire, diciamo, un'informazione piuttosto immediata di quello che stiamo parlando, quindi di impianti che attraverso processi biologici sostanzialmente di conversione della biomassa riescono a liberare dei gas, diciamo, interessanti da un punto di vista di recupero energetico e quindi biogas che vanno incontro all'upgrading per diventare poi biometano. Il biometano che poi viene destinato, può essere destinato al consumo diretto o alla produzione di calore o produzione di energia elettrica o entrambi se parliamo di cogenerazione. Quindi sostanzialmente sono processi che sfruttano l'ossidazione del substrato carbonioso in assenza di ossigeno per produrre questi gas che poi vengono utilizzati a questi scopi. Ovviamente abbiamo dato, diciamo, un'importanza anche al digestato, perché come ci accorgeremo, secondo principi tassonomici, risulta uno dei principali impatti connessi alla produzione di biometano. Per questo tipo di progettualità si prevede un contributo sostanziale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per cui questi tipi di progettualità ricadranno nel regime 1. E ovviamente nella guida operativa, scusate, troverete all'interno delle schede dei requisiti generali che fungono un po' dai principi guida, no? E ovviamente, come rimarcato, molti vincoli di NSH non sono nuovi alla normativa europea e nazionale, per cui alla fine, come vedremo, le vere novità saranno ridotte all'osso. Per cui bisognerà solo aver cura, ovviamente grande parte di questi oneri ricadranno sul progettista. Bisognerà aver cura che in tutti i processi istruttori di valutazione di progettazione tengano in considerazione anche di questi vincoli. Per cui parliamo di requisiti generali, ovviamente non si può non parlare di prevenzione incendi per queste tipologie di impianti, perché ovviamente consiste in uno dei rischi principali. E alcuni elementi di verifica ex post, ok, come le dovute certificazioni previste dalla normativa nazionale per la produzione e distribuzione di biocarburanti, nonché tutto l'ottenimento diciamo, delle relative autorizzazioni ambientali e quindi le valutazioni di impatto ambientale necessarie per la realizzazione di questi impianti. Vediamo subito quali sono i vincoli di NSH in riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Ovviamente qui si fa riferimento a criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Questi criteri di sostenibilità non sono nuovi, ma sono introdotti appunto dalla direttiva RED 2 e recepiti da normativa nazionale tramite il decreto legislativo 199 del 2021, che appunto definiscono agli articoli 42 e 44, poi nello specifico, i criteri di sostenibilità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché tutte le caratteristiche che deve avere la biomassa, ovviamente parliamo principalmente di biomassa derivanti da pratiche agricole zootecniche, questo è evidente anche da una lettura dei principi tassonomici. E cosa ci definisce inoltre questo decreto 199? Il calcolo dell'impatto di questi gas. Quindi quando si parlerà di riduzioni di GHG facciamo riferimento a una metodologia precisa e definita dalla normativa, attraverso quale, quindi, qual è il concetto? Si tratta di scegliere un fattore di emissione per il tipo di biocarburante in questione, in questo caso il biogas e il biometano,
e comparato tramite combustibili fossili di riferimento e ponderare quindi sul relativo risparmio di GHG. Vediamo che la tassonomia ci impone degli obiettivi di riduzione dei GHG in funzione della destinazione del biometano. In particolare per il settore del biometano destinato al settore dei trasporti ci viene richiesto una riduzione di almeno 65% delle relative emissioni GHG. Per tutti gli altri usi si prevede almeno una riduzione dell'80%. Ricordiamoci che siamo in regime 1, per cui quello che ci viene richiesto è sostanzialmente una conduzione virtuosa del nostro impianto sia in fase di progettazione che sia in fase di esercizio. Ulteriori requisiti sono legati alla previsione di opportune misure di mitigazione di eventuali emissioni fuggitive, no, che hanno un alto potenziale climalteranti, basti pensare che il gas come il metano ha più di 20 volte il GWP della CO2, per cui sono gas che hanno un forte impatto legato all'innalzamento delle temperature del globo e per cui ci viene appositamente richiesto, no, ad esempio la presenza di una torcia, no, per le combustioni di questi effluenti gassosi e mitigazione di questo potere climalterante. In più è una richiesta prevista da RED 2 e da 199, tutto l'accreditamento, no, degli operatori economici secondo sistema SNC, quindi DM 14-2019, che per attestare in qualche modo la sostenibilità di tutti i biocarburanti lungo la produzione e distribuzione. Abbiamo qui rimandato alle norme tecniche per l'accreditamento. Quindi sostanzialmente cosa bisogna verificare ex ante e ex post? Per cui parliamo di attestare in qualche modo preliminarmente, quindi attraverso una stima, la riduzione delle GHG che derivano dalla produzione del biometano, quindi ricordiamo il 65% per i trasporti e una riduzione dell'80% per tutti gli altri per gli destini. E quindi verificare in fase ex ante sempre che siano state analizzate tutte le condizioni di emergenza, eventuali criticità di rilascio, accidentali e quindi predisposizione di eventuali misure mitigative. Quindi facciamo l'esempio della torcia, ad esempio. Nell'ex post bisogna attestare quindi quanto presentato in fase preliminare, quindi attestare il mantenimento delle riduzioni del GHG e il mantenimento di tutte le certificazioni richieste e connesse alla produzione e distribuzione di biocarburanti. Qui veniamo alla vera novità introdotta da tassonomia, un obbligo che ci viene imposto in qualche modo è la conduzione di questa climate risk, un'analisi di rischio climatico atta a individuare appunto i rischi fisici connessi al clima attuale e futuro, poiché possiamo vedere nelle foto messe nelle slide alcuni esempi di cosa significa non tenere in considerazione di questi rischi che ad oggi sono in qualche modo sempre più vincolanti. Facciamo riferimento a fenomeni meteorologici straordinari come abbondanti piogge, abbondanti nevicate o periodi di siccità imprevisti o insomma qui abbiamo riportato un estratto dalla tabella degli atti delegati alla sezione 2 appendice A che consente di identificare quali sono i fattori di rischio climatici da considerare nell'esecuzione di queste valutazioni di rischio climatico. Quindi quello che dobbiamo fare è aver cura nel processo di progettazione, nel processo di valutazione impatto ad esempio, o tutte le fasi preliminari alla realizzazione dell'opera, che ci sia una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in funzione del contesto in cui ci troviamo. Per quanto riguarda, diciamo, la fase ex post, principalmente quello che dobbiamo assicurarci è che siano state adottate e implementate tutte le azioni di mitigazione dei rischi individuati. Per quanto riguarda l'obiettivo di protezione e uso sostenibile delle risorse marine, non abbiamo sostanzialmente elementi di novità. Quello che viene richiesto è sostanzialmente il rispetto di tutti i vincoli di tutela imposti dalla nostra normativa nazionale, in questo caso il testo unico ambientale, il 152.06, di cui alla parte 2 appunto tiene in considerazione
delle procedure di valutazione impatto ambientale e delle istruttorie di rilascio delle autorizzazioni integrata ambientale, che appunto devono prendere in necessariamente prendere in considerazione gli impatti sulla risorsa idrica, e poi nello specifico nella parte terza, la parte del decreto che disciplina tutta la parte di prelievi e scarichi idrici. Quindi sostanzialmente parliamo di prelievi idrici da corpi superficiali, derivazioni di acque sotterranee o da acquedotti, o scarichi idrici in corpi superficiali al suolo, sottosuolo o in fognatura. Sono tutte casistiche che prevedono un preciso iter amministrativo, per cui sostanzialmente tramite la richiesta, ottenimento e mantenimento di queste autorizzazioni ambientali allo scarico e ai prelievi, riusciamo in qualche modo a essere compliant a quelli che sono i principi tassonomici di DNSH. Quindi, elementi di verifica ex ante, sostanzialmente avere cura di ottenere tutte le licenze ambientali necessarie ai prelievi e allo scarico. E nella fase ex post, assicurare quindi il mantenimento di questi requisiti e dimostrare anche l'esecuzione di attività di monitoraggio e registrazione dei valori delle acque risultanti dai processi produttivi. Per quanto riguarda l'economia circolare, va da sé che per definizione questi tipi di progettualità non arrecano un danno all'economia circolare, in quanto ricordiamo che l'oggetto di questi processi produttivi è comunque la biomassa residuale, no? Da attività di agricoltura e attività zootecniche. Ancora siamo in attesa di pubblicazione di criteri vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni un'attività economica contribuisce o meno alla transizione verso un'economia circolare, ma diciamo che in questa fase questo tipo di progetti non compromettono l'obiettivo di economia circolare. Ovviamente un aspetto un po' più delicato e complesso per la natura dei processi e degli impatti in gioco sono gli aspetti di prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Ovviamente i requisiti tassonomici si focalizzano sulle aree principali di impatto, e per cui vediamo diciamo, l'introduzione di alcuni requisiti che non sono nuovi, ripetiamo, alla nostra normativa, la normativa europea, ma insomma sottolineano che per impianti di grandi dimensioni, quindi capacità di trattamento maggiori a 100 tonnellate al giorno, è richiesto, per quanto concerne la gestione delle emissioni nell'aria, dei livelli di emissioni associati o pari o inferiori alle migliori tecniche disponibili, quindi alle BAT, alle Best Available Technique, per il trattamento anaerobico dei rifiuti. Per cui, diciamo, è un modo per tutelare ulteriormente la produzione di biometano da biomassa. Tutti questi aspetti ovviamente sono già inclusi nelle istruttorie di ottenimento delle autorizzazioni integrate ambientali, per cui appunto è previsto una sorta di gap analysis, no, rispetto alle BAP, e quindi una sorta di piano di azione per il rispetto di questi limiti emissivi. Idem per grandi produzioni di biometano, scusate, mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare di idrocarburi semplici, ciò che bisogna rispettare è la direttiva emissioni industriali, la 2010-75, e anche qui, diciamo, è un qualche tipo di requisito che si riesce ad evadere tramite l'ottenimento e mantenimento delle autorizzazioni alle emissioni prevista parte 2 e parte quinta del 152.06. Anche qui bisogna, al di là dei riferimenti normativi europei, nazionali, bisogna interfacciarsi anche con eventuali limiti imposti dai piani di tutela della qualità dell'aria regionali, che quindi recepiscono, no, localmente tutti i limiti di qualità dell'aria. Una tipologia di vincolo interessante, peculiare, la produzione di biometano risiede nell'assicurare un volume di stoccaggio pari almeno a 30 giorni di volume di produzione, e relativi sistemi di captazione del gas a presidio della stoccaggio di questi materiali. Ovviamente questo consente, diciamo, una maggiore capacità logistica di gestire il materiale, evitando eventuali criticità connesse all'impossibilità di individuare una destinazione di questi materiali. Questo requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato viene avviato direttamente ai processi di compostaggio.
Quali caratteristiche deve avere il digestato per essere rimpiegato come fertilizzante ammendante è in qualche modo stabilito dal regolamento europeo 2019-1009, per cui agli allegati 2 del regolamento si definiscono quali sono i parametri chimico-fisici che devono avere gli ammendanti suddivisi in categorie CMC, quindi in categorie di materiali costituenti, per il quale il digestato fa riferimento alla categoria 4 e 5 o 3 per il compost. Questo significa che noi già in fase preliminare di progettazione bisogna presentare un'opportuna relazione tecnica che in qualche modo assicuri che il digestato che sarà prodotto dalle fasi di digestione anaerobica sarà conforme alle categorie CMC indicate dal regolamento. Ulteriore vincolo da rispettare che afferisce alle zone vulnerabili ai nitrati, quindi parliamo di uno dei inquinanti più diffusi per le falde, insomma nella nostra realtà, e ci impone un limite in peso sulla biomassa da introdurre nei processi produttivi. Questa biomassa deve essere composta almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici. Ovviamente parliamo esclusivamente di zone vulnerabili ai nitrati. Questo serve appunto per limitare, diciamo, eventuali percolamenti di ammoniaca, nitrati, di nitrati che possono essere contenuti negli effluenti zootecnici, per cui diciamo, possono trovare un destino e un trattamento all'interno di questi impianti di produzione di biometano. Anche qui abbiamo diversi elementi di verifica ex ante, di cui buona parte possiamo rispondere nelle fasi preliminari di fasi istruttorie, sia di valutazione impatto ambientale che di ottenimento delle autorizzazioni integrate ambientale, per cui rispettare limiti emissivi previsti dalle migliori tecniche disponibili per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, prevedere un volume di stoccaggio di almeno 30 giorni la rispondenza dei requisiti chimico-fisici del digestato alle CMC 4 e 5 o 3 per il compost. Tutto questo deve essere, il mantenimento di questi requisiti deve essere garantito anche veramente in fase di esercizio o in una fase ex post. Per cui quello che andremo a verificare è il mantenimento di tutto ciò che è stato presentato in fase preliminare. Per quanto riguarda la protezione e il ripristino della biodiversità degli ecosistemi, sostanzialmente qui si parla di zone vulnerabili da un punto di vista degli ecosistemi, della biodiversità, quindi parliamo di tutti i siti di interesse comunitari che sono definiti dalla rete Natura 2000, identificati dagli stati membri tramite direttiva Habitat, o delle zone ZSC e le zone ZPS istituite ai sensi della direttiva Uccelli, per cui sono zone che vanno assolutamente tutelate e per il quale vanno presi ulteriori presidi. Quindi nel caso siamo in presenza di una di queste aree ad alto valore di biodiversità, bisogna tenerne in considerazione sia in fase di valutazione ambientale, ma qualora si ritenga ci possa essere un'incidenza diretta, appunto una valutazione di incidenza ai sensi del DPR del 97. Quindi quali sono i principali impatti legati a tutto il sistema di produzione del biometano? Sostanzialmente, al di là degli aspetti autorizzativi, quindi presi da AIA, le emissioni, scariche, eccetera, abbiamo il tema dell'ecocompatibilità del digestato e della corretta modalità di spandimento che devono ovviamente sottostare a tutti i criteri, a tutti i parametri chimico-fisici definiti per queste CMC, ma anche alle disposizioni 152, in particolare all'articolo 112 relativo all'uso agronomico dei fertilizzanti. Quindi parliamo di valutazione di incidenza, valutazione di impatto ambientale e monitoraggio di parametri di qualità ambientali richiesti dai decreti autorizzativi applicabili. Quali sono gli elementi di novità connessi a queste progettualità previste da tassonomia?
sarà principalmente la valutazione del rischio climatico, l'abbiamo visto, consiste un po' in una novità. Adesso in qualche modo viene richiesto nelle fasi preliminari e viene richiesto anche un piano di mitigazione in fase ex post, per cui è qualcosa che deve entrare intrinsecamente nelle nostre progettualità. Inoltre i valori di riduzione delle emissioni GHG del 65% per il settore per il biometano destinato ai trasporti e dell'80% per gli altri utilizzi, nonché i limiti il vincolo di prevedere 30 giorni di stoccaggio presso l'impianto, nonché i limiti del 40% in peso di effluenti zootecnici nella biomassa per le zone vulnerabili ai nitrati. Come in tutte le schede, poi vi ritroverete sia per, diciamo, un riepilogo di quelli che sono gli elementi di controllo ex ante e tutta la documentazione utile richiesta che potrebbe servire per appagare questi vincoli o in qualche modo evadere i vincoli. Questa è una, diciamo, una parte che troverete in comune in tutte le schede, per cui sono, ecco, sintetizzati qui in forma più immediata. Per il prossimo argomento io ripasserei la parola a Fabrizio e vi ringrazio. Vi ringrazio, grazie ingegner Di Ciocco. E allora, andiamo avanti con il successivo argomento. Produzione di elettricità da pannelli solari. Sostanzialmente stiamo parlando del fotovoltaico, quindi mettere i pannelli fotovoltaici. Ovviamente qui la descrizione delle attività l'abbiamo in qualche modo mutuata anche da il nostro decreto di recepimento. Comunque parliamo di impianti fotovoltaici con una potenza superiore a 1 megawatt, limite che si innalza a 10 megawatt qualora stiamo parlando di impianti che si trovino o all'interno di un sito di interesse nazionale, Porto Marghera, insomma ce ne sono tanti ormai in Italia, sostanzialmente quei siti che, per i quali è stata riconosciuta un'emergenza legata al suolo sottosuolo e successivamente perimetrati con un decreto del Ministero dell'Ambiente, piuttosto che stiamo invece quei siti dove si produce energia in modo tradizionale. Allora lì, in questo caso, il limite si innalza a 10 megawatt. Molto banalmente stiamo parlando di radiazione solare, pannello al silicio e produzione di energia elettrica. Sono interventi che ricadono nel regime 1 e andando ovviamente a sostituirsi a qualunque altro processo di combustione o da fonte fossile, quindi sono il regime 1 per eccellenza, però ovviamente per essere regime 1 dobbiamo fare in modo che il nostro campo fotovoltaico sia in grado di produrre energia, quindi abbia, garantisca un'efficienza minima e pertanto risponda a quelli che sono i criteri adottati in Italia dal Comitato Elettrotecnico Italiano. Qui riassumiamo due delle più importanti norme CEI legate ai pannelli fotovoltaici e quindi quello che, di cui ci dobbiamo preoccupare è che sostanzialmente orientamento e inclinazioni e inclinazione garantiscano poi ai pannelli solari di produrre energia e non solo di abbronzarsi. Questo è il criterio legato alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Mi soffermo un secondo sugli elementi di verifica, ex ante ed ex post. Non abbiamo ancora detto una cosa importante, che gli interventi del Piano Nazionale saranno sottoposti ad audit da parte della Commissione Europea. Che cosa vuol dire? Che dovremo in qualche modo produrre della documentazione, delle evidenze per dimostrare la bontà degli interventi intrapresi.
Quindi per dimostrare che abbiamo adottato delle misure ricadenti nel regime 1, oppure ci siamo limitati ad adottare le misure della DNSA. Pertanto ci sarà bisogno di evidenze. Ecco perché qui gli elementi di verifica ex ante ed ex post. Il suggerimento, la modalità forse più opportuna è trasferire quest'obbligo sui beneficiari dell'iniziativa, responsabilizzandoli sul loro ruolo di repository di tutta la documentazione, in modo tale che a fronte di un'iniziativa della Commissione che voglia fare una verifica su degli aspetti specifici, il beneficiario possa immediatamente rendere disponibile all'amministrazione la documentazione richiesta. Quindi il concetto di chi è che deve avere queste, intanto noi le abbiamo verificate perché questi possono essere anche dei milestone dei nostri bandi, ma comunque tutta la documentazione, l'AIA eccetera, dovrà essere disponibile presso i beneficiari delle iniziative. Fabrizio, scusatemi se ti interrompo, abbiamo perso la condivisione dello schermo. Ottimo, grazie. Grazie a te, grazie a te. Eccoci. Stiamo parlando quindi di mitigazione dei cambiamenti climatici per regime 1 del fotovoltaico. Mi ero soffermato sugli elementi di verifica, cioè stavo parlando di questi, cioè della esigenza di dover eventualmente dimostrare alla Commissione la bontà dei nostri interventi, responsabilizzando il beneficiario dell'iniziativa. Ora, mentre come abbiamo detto, noi contribuiamo sostanzialmente a un obiettivo e per tutti gli altri non dobbiamo arrecare danno. Quindi anche qui abbiamo quella che è stata introdotta, ossia la valutazione del rischio climatico. Non mi dilungo più di tanto, è una metodologia nuova, non ci sono dei criteri. Qui l'importante è individuare almeno qualitativamente quelli che sono gli elementi di rischio. Qui ad esempio stiamo parlando di mettere dei pannelli fotovoltaici, probabilmente se siamo a rischio valanga probabilmente abbiamo scelto la zona sbagliata, perché l'orizzonte di vita del nostro investimento non potrà superare 10 anni, ma comunque insomma non lo sappiamo. Quindi qui sostanzialmente è un processo qualitativo che comunque è dettagliato in quell'allegato che riportiamo lì. Elemento di verifica, aver analizzato e aver intrapreso delle eventuali misure mitigative di quelli che sono stati i rischi individuati. Non abbiamo nessuna interazione con l'obiettivo della protezione delle acque e delle risorse marine, in fondo mettiamo soltanto dei pannelli sul suolo e quindi, mentre invece per quanto riguarda l'economia circolare potremmo dar vita a un bel film con la nostra iniziativa, cioè intanto quello che noi andiamo a mettere, il concetto di economia circolare è connesso sia alle materie in ingresso che a ciò che io poi faccio con quella l'attrezzatura quando diventa un rifiuto. Quindi noi abbiamo una direttiva che è la direttiva 2009 del 125 sulla progettazione ecocompatibile dei nostri pannelli fotovoltaici. Quindi noi dovremmo chiedere come minimo che i pannelli fotovoltaici che vengono acquistati nell'ambito della nostra iniziativa abbiano la conformità di prodotto e quindi la dichiarazione di conformità alla direttiva Ecodesign. Al contempo dobbiamo garantire che all'interno di queste attrezzature non siano presenti sostanze in qualche modo considerate pericolose, quelle che sono poi elencate nella direttiva Roche, si parla di mercurio, piombo, eccetera. Quindi le saldature non possono avere un contenuto di piombo superiore a eccetera eccetera. Quindi anche qui il produttore del nostro pannello fotovoltaico
assume la responsabilità di rilasciare una dichiarazione di conformità garantendoci che all'interno del nostro pannello fotovoltaico non siano presenti sostanze pericolose al di sopra di quelle che sono i limiti stabiliti da questa specifica normativa. Altro requisito, qui siamo nella fase in ingresso. Nella fase invece in cui il nostro pannello diventa un rifiuto, noi dobbiamo fare in modo che sia avviato a un circuito virtuoso. Lo possiamo fare soltanto se quel pannello fotovoltaico è stato inserito in quello che è il nostro circuito RAE, chiamiamolo circuito RAE, nel senso che i produttori e i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui i pannelli fotovoltaici, hanno degli obblighi nei confronti del sistema nazionale, perché devono garantire la responsabilità estesa del produttore. Che cosa vuol dire? Che le modalità di smaltimento dei pannelli fotovoltaici dovranno essere garantite da questi soggetti. Come? Abbiamo una differenza nell'ambito della normativa RAE fra rifiuti domestici e rifiuti professionali. Nel caso dei pannelli fotovoltaici, questo discrimine è posto a 10 kW. Quindi un impianto sotto i 10 kW è un impianto scusate, domestico. Pertanto il proprietario non dovrà fare altro che conferire i pannelli fotovoltaici in un centro di coordinamento RAE che seleziona, trova sulla rete il più vicino. Dopodiché le spese di tutto quel trattamento sono già state garantite dal produttore. Lo stesso vale invece per, scusate, a differenza invece per impianti superiori ai 10 kW, stiamo parlando di un RAE professionale, pertanto il produttore o procederà allo scambio uno contro uno, sostituirà il pannello fotovoltaico, oppure. Qualora il proprietario, qualora l'impianto abbia finito e sia un impianto destinato a essere recuperato, smaltito, recuperato, il proprietario lo potrà conferire in un impianto sempre selezionato a spese del produttore, cioè il proprietario concettualmente non deve pagare se non le modalità per conferirlo di trasporto, non deve pagare lo smaltimento di questi pannelli. Perché tutto ciò è già stato garantito attraverso l'adesione al sistema RAE dal produttore e distributore. Quindi sostanzialmente a noi interessa che i pannelli siano pannelli del circuito garantito, ossia che abbiano le dichiarazioni di prodotto per commercializzare all'interno dell'Unione Europea queste attrezzature. Quindi abbiamo le direttive Ecodesign e Roche, dopodiché abbiamo tutto il sistema di gestione dei rifiuti connesso alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ormai dismesse. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Qui non abbiamo criteri di vaglio tecnico, ma sostanzialmente ne abbiamo già parlato. Abbiamo anticipato questo argomento nell'ambito dell'economia circolare dicendo che le sostanze pericolose devono rispondere alla direttiva Roche, direttiva specifica per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il tema più diffuso legato al fotovoltaico è il consumo di suolo e la sua capacità di sottrarre suolo utile. In questo caso, nell'ambito del piano nazionale, potrà essere garantito soltanto un approccio, definiamolo impianto agrivoltaico, cioè un impianto che non sottrae e non compromette la destinazione agricola di quel suolo. Quindi, sostanzialmente, per quello che riguarda i suoli agricoli, è ammesso esclusivamente
l'ipotesi dell'agrivoltaico. Ovviamente, se stiamo parlando di zone UNESCO piuttosto che di aree sensibili, Rete Natura 2000, probabilmente anche qui qualche perplessità tutto ciò lo susciterebbe. Il fotovoltaico è un'immagine che noi dobbiamo tenere, secondo me, legata ai parcheggi, suoli che sono già in qualche modo sottratti alla biodiversità, quindi edifici, parcheggi e, come diciamo qua, quello che è l'ipotesi dell'agrivoltaico. In questa iniziativa si prevede la costruzione, come abbiamo visto all'inizio, l'ipotesi che all'interno di aree dove la produzione di energia è tradizionale, quindi una centrale termoelettrica può installare fotovoltaico, così come nell'ambito dei siti di interesse nazionale, che sono dei siti sottoposti a bonifica per le loro caratteristiche negative legate alla qualità dei suoli e delle acque sotterranee. Un aspetto importante è che gli impianti fotovoltaici prendono fuoco, quindi è opportuno che rispondano a tutti i criteri tecnici definiti sulla materia per appunto evitare che siano, in un caso, se stiamo parlando di agrivoltaico, di una fonte di incendio in un ambito naturale, piuttosto che invece, come è successo mi sembra recentemente, più o meno recentemente a Milano, non siano fonte di incendio per l'edificio. Quindi abbiamo parlato di elementi di verifica ex ante legati all'area in cui noi andremo ad installare il nostro campo fotovoltaico, piuttosto che alle misure che abbiamo adottato per evitare il propagarsi di incendi. Quindi, che cosa ci richiede in più la DNSH? Ma in questo caso ben poco, perché il framework europeo che abbiamo descritto è adottato nell'ambito della nostra normativa nazionale. La vera novità è che dobbiamo sottrarre, non sottraiamo suolo all'agricoltura, ma come vedete nella foto, prevediamo delle ipotesi dove il pannello fotovoltaico non impedisce l'utilizzo agronomico della superficie. Nell'ambito di questi elementi di controllo ex ante ed ex post, poi potreste essere anche voi a individuare quelli che possono essere dei milestone della vostra procedura di affidamento dell'iniziativa. Produzione di elettricità da vento, da eolico. Quindi stavolta parliamo di campi eolici e parliamo di campi eolici non offshore, quindi onshore sulla terraferma, e di impianti offshore. Quindi in questo caso parleremo delle risorse marine. Parliamo di quegli impianti, gli impianti non offshore superiori ai 500 kW. Tutta questa tipologia di impianti è sottoposta a quella gradualità che va dall'autorizzazione unica regionale fino poi a eventuali comunicazioni al comune in funzione delle dimensioni della nostra attività. Se devo mettere il microeolico sul balcone, probabilmente basta una comunicazione e non mi trovo in zone particolari, posso eventualmente limitarmi alla comunicazione al comune. Però sostanzialmente per dirvi che tutto ciò poi è sottoposto alle nostre autorizzazioni secondo le gradualità delle potenze installate. Stiamo parlando di questo. Stiamo parlando del vento che attraverso delle pale eoliche produce energia elettrica. E questa ipotesi la prendiamo in considerazione sia sulla terraferma che in mezzo al mare. È un'attività che ricade nel regime 1 per quello che riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, perché produciamo energia elettrica senza nessuna emissione legata a un gas climalterante. Anche qui abbiamo dei criteri, dobbiamo fare in modo che per
per essere e contribuire realmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, il nostro campo eolico sia efficiente. E quindi anche qui abbiamo innanzitutto le dichiarazioni di conformità del produttore, quindi di quello che stiamo andando a installare, nonché le norme tecniche adottate in Italia sui requisiti di installazione. Aspetto interessante che può essere valutato per l'adattamento ai cambiamenti climatici è sicuramente l'interazione con qualcuna di questi elementi, la temperatura, i venti, le acque, la massa solida, sia nel bene che nel male. Quindi sicuramente per impiantare un campo eolico noi dobbiamo avere una fattibilità che ci garantisca che tutte quelle pale ci restituiscano qualcosa. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine. Ora, mentre per quello che riguarda la protezione delle acque, intendendo queste con i corpi idrici superficiali del nostro reticolo idrografico, quindi sostanzialmente i fiumi, i fossi, eccetera, l'impatto possiamo dire che è nullo. Molto più interessante invece è che cosa accade in mezzo al mare con gli impianti eolici. Quello che è il principio Perdonateci, c'è una difficoltà. Eccoci, c'è stata una difficoltà con la linea. Quindi, nel caso degli impianti eolici offshore, la DNSH ci richiede che non venga immessa nessuna forma di energia, comprese le fonti sonore sottomarine. Il suono è una forma di energia fisica. Quindi in questo caso ci viene suggerito questo. Vediamo un po' in dettaglio. Sostanzialmente quello che ci viene richiesto è che dobbiamo verificare questi due aspetti: suoni intermittenti di origine antropica nell'acqua e i suoni continui a bassa frequenza di origine antropica nell'acqua. Cioè, sostanzialmente noi dobbiamo garantire che il nostro campo eolico non contribuisca poi a far sì che a breve distanza dal campo eolico, per delle interferenze sulle basse frequenze, ci sia una spiaggia che diventa un santuario dei cetacei, una cosa bella. Pensavo a qualcosa dove si spiaggiavano e noi avevamo una massa di cetacei che in qualche modo disorientata. Questo è il concetto che si dice sul mantenere lo stato biologico della matrice. Mantenere quelle che sono le interazioni che al suo interno sono presenti. Quindi in questo caso ci viene richiesto per la protezione delle risorse marine che il nostro campo non interferisca con comunque sistemi di navigazione o quant'altro delle nature che vivono il mare. Ovviamente abbiamo una garanzia in questo caso perché tutti i progetti eolici offshore sono sottoposti a VIA nazionale o regionale, pertanto quella sarà la sede per affrontare e risolvere eventualmente tale problematica. Economia circolare, anche qui noi andremo a mettere delle attrezzature che hanno una loro vita utile al termine della quale diventeranno poi un rifiuto. È lo stesso ragionamento che abbiamo appena seguito per i pannelli fotovoltaici. Anche qui, essendo anch'esse delle attrezzature elettriche ed elettroniche, le direttive che vedete richiamate sono le stesse, per cui abbiamo una direttiva, due direttive di prodotto, l'EcoDesign e la Roche, nonché anche qui l'adesione alla piattaforma dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In funzione che sono il nostro beneficiario, sia un produttore o un distributore di tali apparecchiature. Qual è l'aspetto che a noi interessa in questo caso?
è che quello che diventa rifiuto in un caso, appunto, sono gli aerogeneratori e quella è la componente RAEE, ossia rifiuto d'apparecchiatura elettrica ed elettronica. Mentre invece le pale eoliche diventeranno un rifiuto speciale, sono normalmente costituite di espandenti ricoperte di resine piuttosto che di altre sostanze, quindi sono dei rifiuti speciali per i quali ancora non c'è una sorte virtuosa, quindi probabilmente finiranno a smaltimento, cioè in un'operazione di disposal del nostro 152. Mentre invece quello che è importante è che la componente dell'aerogeneratore, che è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, sia avviata al circuito virtuoso del recupero. Come facciamo a sapere che tutto ciò accadrà? Intanto attraverso un piano di gestione dei rifiuti, perché comunque uno che intende mettere un campo eolico in mezzo al mare, probabilmente una concettualità rispetto alla manutenzione che tutto ciò richiederà, le modalità con cui lui farà la manutenzione, eccetera, eccetera, dovrà prevederlo. Quindi il minimo è che si abbia un piano di gestione dei rifiuti, anche perché, come dicevo, è sottoposto a valutazione di impatto ambientale e lì, nel parere di VIA, sicuramente tutto ciò sarà declinato. Marcatura CE con dichiarazione di prodotto di conformità alla direttiva, alle due direttive citate, e poi il sistema AE, apparecchiature elettriche ed elettroniche che diventano RAE, rifiuti d'apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allora, prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Qui il tema legato all'impianto eolico non è l'emissione di sostanze nell'aria, bensì è il rumore, quindi la sua compatibilità acustica con il territorio circostante. Pertanto dovrà rispettare quelli che sono i limiti assoluti previsti dalla nostra normativa, nonché i limiti relativi previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Pertanto, anche qui ci sarà un processo per rendere questa attività conforme a quelli che sono i limiti adottati, sia a livello nazionale nell'ambito della legge quadro, ma poi nello specifico nell'ambito dei piani di zonizzazione acustica comunale. Anche qui sono due attività che, come vedete, sono molto frequenti, cioè lo sviluppo di un modello acustico previsionale, cioè dove si in qualche modo, a fronte delle condizioni ambientali e delle sorgenti che io metto, riesco a capire se eventualmente dei recettori sensibili siano bersaglio o meno. Protezione della biodiversità e degli ecosistemi. Anche qui il ragionamento è sempre quello. Noi abbiamo delle zone che sono zone di pregio ad alta biodiversità. Anche qui bisognerà entrare nel merito della compatibilità dell'opera che andiamo a fare con l'area che in qualche modo abbiamo scelto. Ci sono tutte, abbiamo procedimenti che regolano, procedimenti amministrativi che regolano questa interazione. Pertanto, nell'ambito delle che sono le già citate aree protette nazionali, regionali, riserve marine, direttiva Rete Natura 2000 con i SIC, le ZPS, eccetera, noi abbiamo sempre dei criteri, dei procedimenti che governano tutto ciò. Quello che dovremmo tenere in considerazione è che c'è un documento che fa parte quindi di quello che io chiamo il framework comunitario, che è il documento che leggete qui, documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa della UE in materia ambientale, che deve essere comunque recepito nell'ambito del nostro procedimento di
il rilascio dell'autorizzazione ambientale. Anche qui riassumiamo gli elementi di verifica ex ante ed ex post, che sono quelli di cui abbiamo parlato, quindi verificare che l'interazione con l'area protetta sia assente o l'introduzione di eventuali misure mitigative e poi la valutazione di impatto ambientale per quello che riguarda tutti gli impianti costruiti offshore. Con questo concludiamo ancora questa, quindi anche qui, quali sono le novità della DNSH? Sostanzialmente abbiamo la vera novità è sempre quella sui rischi climatici, perché quello che poi noi andiamo ad elencare sono dei quadri di riferimento consolidati nell'ambito della produzione normativa comunitaria. Quindi le direttive che citiamo sono direttive che ormai sono direttive consolidate, così come il sistema RAE è ormai un sistema consolidato. Dobbiamo approfondire tutti gli aspetti legati all'inquinamento acustico per quello che riguarda gli impianti offshore e garantire la non assoluta interazione con il buono stato ecologico della risorsa, che significa che tutti quelli che vivono lì continuano a vivere in pace. Con questo concludo la parte relativa agli impianti eolici e passo la parola al collega ingegner Di Ciocco per la produzione di elettricità da combustibili da biomassa. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio in buona compagnia per questo nuovo argomento. Grazie, grazie Fabrizio. Allora, riprendo possesso dello schermo. Ok, parliamo dell'ultimo argomento, quindi di produzione di elettricità da combustibili, da biomassa solida, biogas e bioliquidi. Come vedrete, anche per, diciamo, per la familiarità dei processi e degli impatti, diciamo, i vincoli di NSH che illustreremo per questi tipi di progettualità saranno molto simili e sovrapponibili a quello del biometano, con qualche variazione su cui ci soffermeremo. Quindi, sostanzialmente, mentre prima guardavamo la produzione di biometano, qui si pone l'attenzione alla produzione di elettricità esclusivamente a partire da biomassa. Infatti, ciò che si va a escludere sostanzialmente sono le miscele di combustibili rinnovabili o miscele di biogas o bioliquidi. Quindi possono essere processi di trasformazione di diversa natura, più processi fisici o processi biologici, quindi digestione aerobica, anaerobica o spremiture che possono portare alla produzione di bioliquidi e biogas e quindi alle successive fasi di produzione di elettricità. Ovviamente, come sempre, quando si parla di biomassa, tutti questi processi di trasformazione residuano poi di una parte di scarto, quindi un digestato o diciamo un residuo organico che in qualche modo dovremo aver cura di gestire per mitigare gli impatti. Anche qui ricadiamo, visto il contributo sostanziale alla mitigazione ai cambiamenti climatici, ricadiamo in regime 1, per cui si richiede un approccio virtuoso alla gestione degli impianti. Quindi anche qui abbiamo dei requisiti generali, riepilogati dalla guida operativa, quindi attenzione al rischio incendio, quindi sia nelle fasi preliminari che ex post, e a tutte le licenze ambientali e valutazioni di impatto richieste dalla natura dell'impianto, che a seconda appunto delle capacità possono ricadere in diversi regimi autorizzativi, come autorizzazione unica, autorizzazione integrata ambientale, eccetera. Cosa prevedono i vincoli di NSH alla mitigazione e cambiamento climatici per questa tipologia di impianti? Beh, sostanzialmente qui ritorniamo alla direttiva RED 2 per la promozione dell'energia, per i consumi di energia proveniente da fonti rinnovabili e ai criteri di sostenibilità che ci consentono di determinare il risparmio di emissioni di GHG conseguenti all'utilizzo di elettricità proveniente da biomassa.
Per cui si rimanda sempre al decreto legislativo 199/2021 che recepisce la direttiva e che ci dà appunto una serie di indicazioni sia sulla provenienza della biomassa, quindi leggiamo ad esempio che i biocarburanti, i bioliquidi e combustibili a biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che prevedono un elevato valore in termini di biodiversità, classificati così dal 2008 in poi, su terreni che presentano elevate scorte di carbonio o su terreni che erano classificati come torbiere nel gennaio del 2008. A differenza del biometano, qui abbiamo, diciamo, dei target di riduzione di GHC un po' più contenuti, prima oscillavamo dal 65 all'80%, adesso qui a seconda del destino dell'utilizzo dell'elettricità si richiede una diminuzione di GHC pari a un 50-80%. Quindi siamo leggermente meno restrittivi nel caso della produzione del biometano. Quindi anche qui bisogna in qualche modo attestare in fase preliminare attraverso una stima. Principalmente ad onere del progettista, una stima di quello che sarà il risparmio di GHG, quindi di gas climalteranti che otterremo, no, dalla produzione di elettricità proveniente da biomassa. E durante le fasi ex post, quindi attestare il mantenimento di queste riduzioni. La vera novità permane anche qui, quindi la valutazione del rischio climatico, tutte le strutture che saranno dedicate alla produzione di elettricità da biomassa dovranno essere realizzate in condizioni in siti che non pregiudicano l'erogazione dei servizi. Quindi, sia in un'ottica di cambiamenti climatici presenti e futuri, bisognerà quindi, sempre ai sensi degli atti delegati, individuare quelli che sono i fattori di rischio climatici. A seconda di dove andremo a localizzare l'impianto, ovviamente se parliamo di zone montane non parleremo di erosione costiera, ma di un qualcosa che sia più pertinente il contesto. Quindi sostanzialmente è richiesto sia in fase preliminare una progettualità che tenga in considerazione di questi rischi fisici climatici, ma anche evidenza dell'attuazione e implementazione di azioni di mitigazione di questi rischi valutati. Sotto l'aspetto dell'impatto sulla risorsa idrica, anche qui non abbiamo particolari novità previsti da principi tassonomici, ma prevalentemente ci dobbiamo limitare a rispettare quelli che sono già i vincoli imposti dalla normativa nazionale, quindi sia lato approvvigionamenti idrici, sia lato scarichi, per cui una volta identificato la tipologia di approvvigionamento e la tipologia di scarico, poi seguire l'iter amministrativo previsto dalla normativa può essere condizione sufficiente per ritenere rispettato questi vincoli di tutela della risorsa idrica. E quindi l'ottenimento in fase preliminare di tutte le licenze ambientali per l'approvvigionamento e lo scarico e il mantenimento dei requisiti autorizzativi, dei vincoli autorizzativi sulla qualità, no, degli scarichi e tutela dei ricettori idrici dove verranno recapitati gli scarichi. Come nel caso del biometano, anche qui parliamo di processi di produzione di elettricità da biomasse residuali, per cui per definizione questi tipi di progettualità non compromettono l'obiettivo di transizione verso un'economia circolare. Rimaniamo in attesa ovviamente della pubblicazione dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare quando una progettualità contribuisce o meno alla transizione verso un'economia circolare. Analogamente a quanto trattato per gli impianti di produzione di biometano, gli aspetti di prevenzione e riduzione dell'inquinamento ovviamente si focalizzano sugli impatti principali che abbiamo e quindi emissioni atmosferiche. Sostanzialmente per i grandi impianti di produzione di elettricità da biomassa dobbiamo rifarci alle BAT previste per i grandi impianti di combustione e quindi le analisi rispetto alle BAT vanno eseguite rispetto a questi tipologie di impianti, quindi fasi che ricordiamo già essere contemplate dai procedimenti istruttori di ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale. Mentre per gli impianti medi di combustione, quindi parliamo di da una potenza installata pari a 1 a 50 MW,
dobbiamo assicurare che l'impianto rispetti i relativi limiti emissivi di cui è allegato 2 alla direttiva 2193, che è la direttiva che sostanzialmente disciplina l'argomento macroinquinanti, quindi come monossido di carbonio, scusate, biossidi di zolfo e d'azoto. Anche qui tutti questi aspetti sono contemplati dal processo di richiesta, ottenimento e mantenimento delle relative autorizzazioni ambientali. Un occhio sempre alla normativa locale, in aggiunta a quello che è il quadro comunitario e il quadro nazionale sui limiti di qualità dell'aria previsti dai piani regionali, il rispetto del digestato dei parametri chimico-fisici previsti per le CMC 4 e 5, quindi per le categorie materiali costituenti previste dal regolamento fertilizzanti, e ritorna, diciamo, il vincolo sulla capacità di trattamento superiore a 100 tonnellate al giorno di biomassa, quindi questo è un limite che abbiamo sull'alimentazione degli impianti. Per queste tipologie di impianto che superano questi limiti, dobbiamo rifarci a un'analisi di allineamento alle best available techniques afferenti al mondo del trattamento anaerobico dei rifiuti. Quindi anche qui, tra gli elementi di verifica ex ante e ex post, dobbiamo aver cura che nei processi autorizzativi e di valutazione impatto ambientale vengano presi in considerazione tutti i vincoli di NSH, ma ripetiamo, non sottolineiamo la presenza di particolari novità in questo, e attestare il mantenimento di tutte le prescrizioni ambientali individuate sia dalla valutazione impatto, ma sia dai relativi atti autorizzativi. Ovviamente un ulteriore aspetto da attenzionare è verificare le corrette modalità di smaltimento di utilizzo del digestato, quindi che venga trattato in maniera, diciamo, che venga trattato come rifiuto o come fertilizzante emendante, insomma, dobbiamo rifarci poi a parametri, ai criteri definiti dalle normative di utilizzo. E, ok, per quanto riguarda la biodiversità, anche qui il concetto è sempre lo stesso. Bisogna assicurarsi sia in fase preliminare, quindi quando si pondera sulla localizzazione dell'impianto, sostanzialmente che esso non ricada in zone di particolare pregio dal punto di vista della biodiversità e degli ecosistemi. Quindi ritorniamo ai siti Natura 2000, quindi siti di interesse comunitario, i siti ZSC o ZPS della direttiva Uccelli, e laddove si ipotizzi diciamo, un'incidenza, quindi eseguire la VINCA, la valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del DPR 357-97. Quindi anche qui non ci sono particolari elementi di novità che sostanzialmente permangono nell'effettuazione di un'analisi di rischio climatica. Okay, questa abbiamo capito ormai essere la principale novità del DNSH, nonché attestare sia le caratteristiche chimico-fisiche del digestato o del rifiuto che verrà prodotto poi dalla produzione di elettricità da biomassa, bioliquidi o biogas. Come sempre, in calce a ogni scheda, riepiloghiamo quelli che sono tutti gli elementi di controllo ex ante e ex post con relativa documentazione utile richiesta per attestare il rispetto dei requisiti. Grazie, con questo avrei concluso. Io tornerei la parola a Federico. Grazie al dottor Mirko Di Ciocco e grazie anche al dottor Fabrizio Cantore per appunto le presentazioni che ci hanno fatto, la panoramica sull'applicazione del principio di NSH per quanto riguarda appunto le schede relative alla produzione di biometano, a quelle relative alla produzione di energia attraverso i pannelli solari, attraverso l'eolico e infine appunto attraverso i combustibili fossili. Darei subito la parola alla dottoressa Giada Maio, che è la responsabile dell'Ufficio Energia e Mobilità e Trasporto Pubblico Locale di ANCI, perché ci possa offrire lei la sua visione di quella e quella di ANCI rispetto ai temi che abbiamo in discussione oggi.
Buongiorno, buongiorno, grazie, grazie mille, grazie a chi mi ha preceduto. Allora, il tema oggi chiaramente abbiamo affrontato un tema molto ampio per la vastità soprattutto delle tecnologie che riguardano la produzione di energia elettrica e termica rinnovabile e quindi l'applicazione del principio di non arrecare danno ambientale. In realtà il tema è molto legato, intanto trasversale, lo vediamo anche dal PNRR, in cui il tema produzione energetica è abbastanza diffuso tra tutti i settori, anche a livello di intervento. Ce ne sono alcuni molto caratterizzati e quindi anche molto oggetto e attenzionati dal rispetto del principio. Il primo, ne abbiamo parlato anche in rapporto alla mobilità, è il programma che ha a che fare tra l'altro con un contesto molto delicato e fragile che riguarda le isole verdi. Un programma assai sperimentale perché vede l'integrazione necessaria almeno di tre obiettivi e le rinnovabili sono sicuramente uno dei più gettonati, dei cardini, ecco, oltre che la mobilità piuttosto che l'economia circolare e poi c'è l'efficientamento idrico e l'efficienza energetica. È un tema assai legato sia alla mobilità come utenza finale che come efficientamento energetico, quindi il livello di consumo energetico del patrimonio, degli asset, delle infrastrutture, quindi in generale delle utenze finali, di quelle che definiamo utenze finali. ANCI su questo ha da tempo proposto una visione integrata della transizione, perché affinché, e lo stiamo vedendo ahimè in queste settimane, affinché sia sostenibile ciò che disegniamo sui territori come produzione di energia, è necessario che a livello locale ci sia una consapevolezza, intanto un'analisi assai ponderata dei fabbisogni in generale dei territori, che siano diciamo dei distretti piuttosto che delle attività energivore, ma delle amministrazioni locali in cui vivono i cittadini, e delle opportunità che ciascun territorio ha. Il nostro paese è un paese molto caratterizzato territorialmente da risorse differenti, in cui da sempre un equilibrio sostenibile passa attraverso un mix di utilizzo di energie. Quindi la nostra visione è che il più possibile venga calato sui territori un disegno locale, che ci sia la possibilità anche attraverso i percorsi autorizzatori, che devono essere velocizzati necessariamente, ma devono realmente essere un momento di concertazione locale tra le amministrazioni che sono amministrazioni locali interessate o province o comuni o città metropolitane, le regioni che hanno la competenza in materia energetica e gli eventuali operatori. Questo affinché ci sia sempre una discussione assai ponderata, e questo lo stiamo presentando come punto d'attenzione anche nel DDL Energia, che in discussione in Parlamento in questi giorni. Oggi ci sarà, c'è contemporaneamente a questo webinar, un'audizione sul tema, affinché sia quello un modello strutturale di risposta al tema di fabbisogno energetico e non soltanto emergenziale per il cosiddetto caro bollette. Quindi quanto più un modello è calato sulla reale potenzialità dei territori, tanto più è sostenibile non solo ambientalmente nel tempo, ma finanziariamente, economicamente e socialmente. Quindi in realtà tutti i temi che sono stati affrontati oggi, a partire dai grandi impianti, basti pensare all'eolico terrestre in particolare, noi offshore ancora non abbiamo esperienza, ma sul terrestre sì, portano poi a delle lezioni apprese di cui dobbiamo tener conto. In realtà il rispetto, diciamo, le indicazioni che ci accompagnano sul rispetto del non significant harm, in realtà, oltre a derivare da, appunto, come diceva benissimo il collega Cantori, dal quadro comunitario normativo, sono molto ancorate ad una esigenza di sostenibilità
diversità, di biodiversità ambientale e sociale. Quindi questo è quello che ANCI ha sempre proposto, affinché ci sia l'attenzione al fabbisogno reale delle amministrazioni, ma soprattutto delle comunità locali. Quindi, venendo un po' allo stato d'attuazione del PNRR, ciò che ci preoccupa molto in realtà è una mancanza di indicazione chiara sull'ancoraggio che ci deve essere innanzitutto con l'efficienza energetica del sistema. Cioè, prima dobbiamo ridurre il fabbisogno energetico del sistema, perché questo si può fare spesso sul patrimonio e sugli asset, utilizzando maggiormente, forse spingendo anche un po' più verso un obbligo, ma insomma un incentivo forte, quando si programma, si pianifica anche l'intervento, si progetta l'intervento, all'utilizzo delle nuove tecnologie, dell'automatismo, che è molto ormai ha un livello di evoluzione altissima, e poi di colmare il fabbisogno energetico di produzione, il gap che rimane. Scusate. La nostra attenzione è chiaramente su un modello che sia quanto più piccolo e diffuso. Quanto più è piccolo, tanto più risulta efficiente per le comunità locali, e in cui l'amministrazione abbia e deve mantenere una necessaria pianificazione, oltre che controllo. Questo non è scontato in un momento in cui anche i procedimenti autorizzatori tendono ad essere sempre più semplificati, e purtroppo è necessario ancora oggi un accompagnamento forte da parte dei soggetti competenti, perché è stato riportato molto bene oggi il tema dell'adattamento climatico e della mitigazione di impatto. Bene, noi sappiamo benissimo, lavorando col MITE su programmi che non intersecano il PNRR, ma che sono specifici su delle sperimentazioni di adattamento climatico, che anche grandi città non hanno molto diciamo chiaro il quadro e la differenza tra interventi di mitigazione e interventi di adattamento, che non sono la stessa cosa, e le nostre amministrazioni devono necessariamente fare un passo avanti nella pianificazione dell'adattamento, e siamo indietro, lo sappiamo, e questo va di pari passo con una pianificazione energetica sostenibile che ci consenta di transitare i nostri consumi, i nostri fabbisogni. Io non voglio tediarvi oltre, sappiamo che ci sono misure molto parcellizzate che dobbiamo attenzionare, in primis quella dedicata e spinta all'efficienza energetica e alla produzione rinnovabile, che è nata come contributi alle piccole opere, alle piccole e medie opere degli enti locali, sulla legge 160 del 2019. Lì ci sono tantissime amministrazioni che stanno lavorando in tal senso. Quanto più la produzione è combinata con l'efficienza, tanto più naturalmente ci si avvicina al rispetto del Not Significant Harm, e serve mantenere forte un controllo e una pianificazione delle nostre necessità. E qui vengo al tema delle comunità energetiche, un tema su cui ANCI sta lavorando molto. Sappiamo che anche nel recepimento della RED 2, del decreto legislativo 199, che è stato citato oggi, che è entrato in vigore il 15 dicembre del 2021, ci sono comunque delle migliorie da fare. Noi stiamo chiedendo che le comunità energetiche abbiano sempre, dove possibile, una partecipazione dell'ente locale, con un ruolo ben preciso, che è quello di guida, perché non possiamo derogare alla guida e alla pianificazione del nostro territorio, e in cui vengano risolti ancora maggiormente dei problemi che sappiamo esserci di tipo tecnico, e per rispondere all'emergenza che stiamo vivendo abbiamo proposto delle modifiche normative ancora più spinte sull'autoconsumo e sulla semplicità di scambio energetico sul posto altrove, che è un'altra modalità di scambio che superi una dimensione in kilowattora, secondo noi non necessaria se rimaniamo in un range almeno del megawatt, e che superi tutti i temi legati ai limiti legati alle cabine primarie. Quindi c'è molto da lavorare, secondo noi, però il modello richiede un maggiore coraggio, un maggiore cambio di prospettiva affinché sia sostenibile. Vi restituisco la parola e vi ringrazio.
Grazie, grazie anche alla dottoressa Maio per il suo intervento, che mi pare abbia sottolineato e messo in evidenza appunto alcuni snodi critici che necessariamente devono essere considerati perché appunto la produzione di energia nel paese riesca ad essere effettivamente sostenibile e in qualche modo ha dato un po' anche delle chiavi interpretative per leggere l'applicazione del DNSH nei propri interventi in qualche misura, no? E appunto, come dicevo anche l'altra volta, non lo considererei solamente come un mero esercizio di stile e di appunto di applicazione severa di alcuni rigidi tecnicismi, ma invece appunto dare un significato che vada oltre a questo e appunto traguardare anche appunto un orizzonte più ampio per la produzione di energia sostenibile. E chiudendo con un po' di anticipo appunto questo appuntamento, vi do comunicazione che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, saranno appunto riproposti approfondimenti come questo su temi simili e ulteriori a quelli già affrontati. E tutte le registrazioni invece degli appuntamenti che già abbiamo fatto li trovate sia sul sito di Italia Domani che su quello dell'ANCI che anche su quello di IFEL. E come ultima cosa vi segnalo che il modulo per la segnalazione dei quesiti, attraverso il quale appunto potete formulare le vostre domande, per i prossimi appuntamenti, lo trovate sugli stessi siti che ho già citato, rimarrà aperto anche nelle prossime settimane. E vi invito a formulare le domande le più disparate in modo tale che appunto noi possiamo anche orientare la nostra offerta verso quelli che sono i vostri dubbi applicativi e operativi. E ringrazio quindi tutti voi che vi siete collegati, in particolar modo, poi tutti i relatori che hanno preso parte a questo appuntamento, nonché anche i tecnici informatici che hanno contribuito a realizzare questo evento. E vi saluto dandovi appuntamento ai prossimi incontri e a seguire i nostri canali per dove verranno appunto comunicati e calendarizzati. Grazie a tutti.